Io. Aspetta. Ciao a tutti. Buio. Siamo un po' buie, ci vogliamo girare da quest'altra parte? Così? No, qua di qua, da quest'altra parte qua. No, ruota. Ruotalo. Diciamo, lo mettiamo un po' a debita distanza. Sorpresa, ragazzi, guardate con chi sto io. Non siate invidiosi, mi raccomando, che l'invidia vi fa male, Però io sto con che lei. Che vedo. Ciao Laura. Visto il privilegio di abitare in Versilia, allora chi vuole copiare Silvia a venirmi a trovare è bellissimo. Infatti, ciao ragazzi, ciao. Ciao. Abbiamo detto, vogliamo farla questa diretta per far vedere quanto stiamo bene, che stiamo, no? Si sta benissimo proprio tra sorelle cosmiche, perché questa è la cosa più bella. Siamo sorelle cosmiche. E infatti. È vero. Oh, grazie, ciao. E poi sappiate una cosa meravigliosa, che in questo stabilimento, dove io in realtà poi sono venuta anche l'anno scorso, a parte che mi trovo benissimo, è come stare a casa, ma è bellissimo. Ma io non lo sapevo l'anno lei scorso. Lei non lo sapeva l'anno scorso, infatti. E quest'anno invece parlando, appunto, gli ho detto ad Anna Maria, non sai, no, mi ha detto non è possibile, indovinate, Gianluigi è praticamente il mio accompagnatore a questo stabilimento. E perché? Perché è veramente tutto connesso, proprio una cosa pazzesca. Questo è straordinario, davvero. È vero, è vero. Allora siamo andati a prendere un caffè al Tonfono per salutarci, e poi lui ha detto ti accompagno al bagno, ma voi sapete che la Versilia è lunga di bagni, dove Silvia ce ne sono tantissimi. E allora quando mi ha detto il nome a momenti svengo, perché è l'unico bagno in cui c'è un'amica di Gianluigi. È incredibile, proprio incredibile. È vero, segni su segni, ragazzi, sì, guarda, sì. Veramente, proprio segni su segni. Tra l'altro quella foto di Gianluigi che molte di voi conoscono, dove è sul mare perché si vede che è a torso nudo, nella foto originale quella foto è stata fatta con questa ragazza che era la fidanzata di un suo amico. Però era stata fatta, quindi non era la sua ragazza, con lei. E quindi oggi ci ritroviamo tutte e due insieme in questo bagno, quindi col plauso di Gianluigi. Che meraviglia, no? Bellissimo. Quindi proprio. Vuol dire che dovevamo proprio stare insieme. È infatti che ci dobbiamo incontrare. Ciao Francesca. Io sto con Anna Maria e voi no. Oh, sai che privilegio. Comunque, niente, è sempre bello, perché quando siamo insieme e stiamo bene, è sempre, siccome Gianluigi dice sempre che dobbiamo dare speranza alle persone, quindi se mi vedete che io come mamma sono sorridente e riesco ancora a gioire di tante cose come quella di stare con Silvia ora, è una speranza per tutte voi che magari in questo momento stanno faticosamente sono rialzando contrite, la contrite testa, cuore, ecco. Sì, è vero. E quindi si può fare, ci aiutano tanto, ci aiutano persino nelle piccole cose come queste di mandare Silvia a questo bagno. È vero, è vero. Che per me anche oggi è stato un motivo di abbracciare questa amica di Gianluigi, che Mamma. Vedo sempre perché è carinissima, mi viene sempre a trovare, quindi però è stata proprio una conferma che non ci lasciano mai soli, mai. E quindi abbiamo il dovere di rimboccarci le maniche e di ascoltare loro tutto quello che ci dicono. Io sai, non sono mai una che raccomanda ridete, perché sì, a dirti sì. La verità, io dico sempre che le lacrime bisogna proprio lasciarle bisogna andare. Bisogna farle fluire, è vero, sì, io sono d'accordo. Sì. Poi c'è il momento del sorriso, è vero. Ma spontaneamente, senza costrizione, vero, ecco, senza sentirci in colpa se qualche lacrima, perché poi le lacrime di dolore iniziali non saranno mai come quelle del dopo, perché sì. C'è sempre un prima e un dopo, sì, purtroppo. Sì, sì, è vero, infatti. Perché ora sono più di commozione. Allora, vogliamo dire questa cosa che stavamo parlando, appunto, di quanti bambini, quanti ragazzi se ne stanno andando via. In questo periodo, ragazzi, veramente, cioè, apri internet, apri il giornale, e quello è andato via così, e quello è andato via così, e il bambino. Cioè, veramente è una tristezza infinita. Però Gianluigi ti aveva parlato di questa cosa, vero?
Gianluigi aveva proprio detto, ma forse ve l'ho già anche raccontato, ma non ascoltiamo mai abbastanza le parole di Gianluigi. Di Gianluigi, lo sapete che lui è il portabandiera di tutti i nostri ragazzi, non è che sia un privilegiato, lui ha avuto questo compito come ognuno di noi ha il suo nella vita. E che saranno i nostri ragazzi che salveranno la terra, tanto non c'è niente da fare, poi non è che sia stato quello che dice Gianluigi che dovrà accadere, e come dicono in tanti è una cosa che ci serve solo per spaventarci, ci serve per prepararci, perché più noi nel nostro percorso spirituale andiamo avanti, più saremo pronti, più saremo preparati e più saremo salvati. Vero. Più, è tutto lì. Più cose soprattutto si possono comprendere, no? E tante volte leggo le mamme che appunto dicono, ma come possono pensare, capito? Cioè che a me, io ho dimenticato che io posso stare bene anche se mi vedono sorridere. È vero ragazzi, non si può stare bene anche se ti vedono sorridere. Comunque quel pezzo di te è andato via insieme a un figlio, insieme a un marito, insieme a una madre, a un padre, a un amico, insieme a tutti. Però ecco, la cosa importante è non inaridirsi, no? Certo. Oltretutto, non inaridirsi e cercare comunque sempre di portare una testimonianza agli altri. Perché è un modo di dare amore anche questo. Infatti è vero. Perché il compito di tutti noi è di dare, anche attraverso il dolore, di dare amore. È il compito di tutti, di tutta la vita. Cosa siamo venuti sulla terra a fare? A dare amore. Detto questo, poi inciampiamo, cadiamo, ci rialziamo. Ragazzi, dare amore ma anche riceverlo, Sì, ma sai cos'è? Io sono sempre convinta che nel momento in cui lo dai, lo ricevi. Stai bene. Sì, sì. È uno specchio riflesso. Sì. È vero. È brutto, sai, quando dici io ho dato tanto, ho ricevuto poco. No, ma non è vero, quello non hai saputo ricevere. Sì, perché vero. Poi magari ti viene da un'altra parte. Sono d'accordo, perché dai senza sei felice. Quindi anche se ti ritorna uno, a parte che non è vero perché ti ritorna il mille, sappiatelo. Però anche se ti ritorna uno, sii felice, insomma. Ci fate qualche domanda che ci fa tanto piacere. Caterina, facci una domanda. Chiedeteci qualcosa, non l'età però. Ho la mia, diciamo. Sì. La mia ve la dico tranquillamente. Guardate come me la bacio. La mia tranquillamente. Sono andata a far benzina 10 minuti prima di venire da te. Sono imbrenata da morire perché c'è l'automatico. Cicché c'era un ragazzo giovane, ho detto dai su, aiuta questa nonnina, fammela te la benzina. Che e allora mi fa, come nonnina? E io dico dai, avrei 30 anni, te neanche. Io ne ho 80. E allora lui poverino si è sentito in dovere di dirmi, non è vero, guardi com'è. Vabbè, certo. Quindi vedete che l'amore arriva sempre, anche da piccole cose. Mi ha fatto sorridere questo ragazzo, no? E quindi Graziella, ciao. Ciao, la mia Graziella dorata. Quanto bene ti voglio, non vedo Graziella. Non vedo tutte, però ciao a tutte. Bacio sì, a tutte. Anch'io. Tra un po' ci si vede, Graziella. Anch'io vedo male, diciamo sono un po' cecchina. Infatti. E poi, ma vedete male, ci vedete male perché noi ci vediamo buie. Voi come vedete? Ciao Ketty. Come ci vedete, Anna Maria? Aspetta che dice, aspetta che te lo leggo senza occhiale, ferma. Allora, ciao Silvia, ciao Anna Maria. Un piacere vedervi insieme. Bene, ce l'ho fatta senza occhiali. Quindi ci vedete benissimo. Wow, che bella sorpresa, vedi? Chi è la fateci una domanda, dai ragazzi, fateci rispondere, facciamo un quiz che a noi ci piace tanto. Sì. Perché andare a braccio non. Sì. Per infatti. Ora sì, siamo andate. Anche perché proprio, noi speravamo proprio in qualche vostra domanda, perché abbiamo detto la vogliamo fare questa diretta così. Quindi l'abbiamo fatta improvvisata, tutti, capito? Mentre stavamo cioccolando tra di noi. Sì. Guardate che meraviglia, ci siamo presi anche una bella Schweppes. Schweppes. Vedete che la felicità e la gioia si trova proprio
nelle piccole cose. È vero però, mamma mia. Ecco, non si vede bene, sì. Così, ah, mannaggia. Oh, aspetta, forse così un po' meglio. Vedete meglio? Avevo io dico il telefono. Sempre che è meglio se non vedete bene, così almeno non ci vedete le rughe, queste cose. Pazienza, sì. Ma io devo cercare ancora il fidanzato. Ah, hai ragione, io ho già dato. ne ho uno che mi avanza e basta. Che mi basta e avanza. Buon pomeriggio a voi. Bene, ragazze. Non ci chiedete proprio nulla, non avete nessuna curiosità, niente? Non c'è curiosità. Allora, sapete che vi diciamo? Che vi salutiamo. No, non c'è Gaetano, Ecco, e continuiamo, capito, le nostre Anna chiacchiere. Ti sta guardando. Ecco, molto meglio, sì, hai ragione, perché ho cambiato. Aspetta che mi metto le Allora, il 7 è morto il mio cane, ieri è morto il mio gatto. Certo amore che sono bello, in cielo. Ciao. Gianluigi dice che gli animali sono le piccole luci di Dio. Senti, ti posso dire un'altra cosa? Ho visto delle metavisioni bellissime dove in realtà si vedono proprio gli animali, capito? Quindi sì, certo che sono in cielo, sta serena. No, bellina. Aspetta, vediamo la Daniele. Per caso ho visto che c'eravate, mi ero appisolata, ma Andrea mi ha svegliata. Bellissimo, grazie Andrea. Bello. Ma i nostri ragazzi, cosa credi? Loro non dormono. Ciao vero. Giovanna, presto. Ciao. Saluta la Betta. E parlate voi, hai ragione Graziella, ma noi abbiamo così improvvisato. Ciao belle ragazze, ciao, questa. Ciao, questa ci è che piaciuta davvero. Sì. Ciao belle ragazze, ci è veramente piaciuta. Piaciuta, sì. Maria Algina, vi trasmettiamo la nostra serenità. Graziella, allora tu avevi un compito enorme. Perché lei doveva praticamente cercare di rasserenare se stessa, certo. No? E l'avevamo detto in un'altra diretta che avevamo fatto. Sì. E io credo che lei ci sia riuscita. Sì, sì, ci riesce perché Graziella è fantastica. È vero, infatti, sì. Allora, Graziella, lo sai che dicono sempre tutti che i dolori arrivano alle persone che Dio sa che riescono a sopportarli. Allora, per assurdo vi dico questo. Allora, stavo parlando con mia sorella l'altro giorno, perché mia sorella non prende l'ascensore e quindi lei fa le scale, anche fino al 7° piano, lei fa 7 piani di scale. Io invece sono molto pigra, anche per un piano prendo l'ascensore. E allora lei mi ha detto, vedi, perché Dio dà, cioè, per questa cosa anche assurda, no? Assurda, perché ne parliamo sempre, mi ha detto, cioè, perché vedi Dio dà, come hai detto tu adesso, no? Dà le pene, diciamo, a chi le può sopportare. Mi ha detto, se lo dava a te il fatto di non salire in ascensore perché magari non ti faceva stare bene in ascensore, non respiravi e tutto, sai quanto stavi male? Invece l'ha dato a me che io faccio 7 piani in un baleno. Ed è vero, infatti. Allora, vediamo se c'è un altro scritto. Allora Giovanna, ma voi lo siete ragazze nello spirito e nell'anima, e lo bello questo, se riusciamo a trasferirvelo, Giovanna, sì, ci piace molto, ci fa veramente piacere. E poi questa energia bella che c'è tra di noi, visto Giovanna, noi ci siamo viste sempre di sfuggita, eppure l'emozione che proviamo è vero, proprio reale. È vero. E quindi non è vero che questo sia un mezzo solo tecnico e quindi freddo. Non per niente i nostri ragazzi, i nostri cari fanno metafonia, no? Attraverso il mezzo meccanico, certo. Parlano. Quindi come loro arrivano a noi attraverso un mezzo meccanico tra di noi, no? Possiamo scambiarci un affetto sincero, vero, come io e Silvia, la seconda volta che ci vediamo, la prima ci siamo viste anche di sfuggita, pure per me è proprio casa, praticamente, cioè vedere una persona che già comunque conoscevi, già, è vero, no? Passerà questa tristezza, certo che sai, passa se tu ti aiuti. Anche io quando è morto, quando il mio cane insomma se n'è andato, io se chiudo gli occhi lo vedo sempre correre sulla spiaggia felice, come prima, come se ci fosse davvero. E quindi questa cosa mi fa sempre sorridere, bella. Graziella ci dice,
che allora, nel dormiveglia dopo l'intervento si è trovato in un vortice immenso nell'universo. Al centro c'era un personaggio, come dire, biblico, e questo cuore era di pesci che rotolavano velocissimi, però bello comunque. Bello. I pesci c'è, cioè, abbondanza, no? Perché... Sì. Bello, abbondanza, bello, d'amore, sicuramente. Sì, bella questa cosa. Sì. Bella questa immagine, Graziella. Brava Roberta, mi fa proprio piacere se trasmettiamo, e questo è il nostro intento, cioè che specialmente io dal dolore, se io che ho subito peggiore dolore che un essere umano possa sopportare, riesco ancora a trasmettere speranza, fiducia nella vita, come dice sempre il mio Gianluigi. E sono molto contenta se vi arriva questo, proprio molto. Allora Maria ci dice, Maria Porcheddu, ciao ragazze, secondo le vostre informazioni si può andare in un altro pianeta quando si lascia la Terra? Ciao, grazie. Ma in realtà allora questa non è, non ti possiamo dare una risposta certa, sì. Comunque sicuramente sei in un'altra dimensione, che potrebbe essere un altro pianeta, la porta accanto, no? Sì, però io, non, io personalmente non gliel'ho mai chiesto, sai perché? Non è che mi interessa più di tanto quello che succederà il dopo, certo. Cioè a me interessa sapere che c'è. Sì, che c'è anche questa possibilità, perché Gianluigi dice ci sono dei pianeti che sono hanno degli esseri viventi in forme diverse. C'è un pianeta, che ve l'ho già detto, dove è solo fuoco. Ah, sì, però sì, è sì, sempre sì. Una scintilla divina anche quella. Sì, magari pensava al sole. Perché a me quando dicesti questa cosa io pensavo al sole. Comunque lui ha detto questo. Sì. E quindi noi cerchiamo di andare sempre con la nostra, quando sarà il momento, con la valigia piena di doni per Dio. Quello che possiamo, e poi porteremo anche le nostre fragilità, le nostre debolezze, quello sicuro, perché perfetti non siamo, finché siamo sulla Terra non lo saremo. Però la buona volontà penso che sarà tenuta in grande considerazione da Dio. E quindi mi accontento di vivere bene qui, poi quello che sarà il dopo lo vedremo. Ah, Ginella, auguri! Auguri al compleanno, di Ginella. Ma dai, oggi. Auguri sì. Allora. Auguroni, cara. Auguri a Ginella. Allora aspetta che ti cantiamo una canzoncina. Perché è una brava ragazza. Sì, perché è una brava ragazza. Perché è una brava ragazza. E noi le vogliamo un gran bel auguri. Ora le persone che ci stanno guardando penso che ci prenderanno un po' per mattarelle. Ma sì, viva la follia, dai, no? Ah, in maniera cosciente dice andare. Ah. Ma sai, quando andiamo di là poi avremo una visione talmente diversa da come l'abbiamo ora, che se magari dal di là ora come ora ti venisse data una spiegazione, diresti no, ma non la dimentichi. No, diremo no, ma io una cosa così non la farei mai, per dirti, no? Sì, poi certo. Invece quando sei di là, certo. Ti sembrerà una cosa più perché che più che naturale, vita, perché sarà la tua vita del momento. Sì, perché Dio ci dà quello che possiamo fare, ci dà cose strane. Però se lo sappiamo magari ora che siamo in una situazione mentale e fisica diversa, ci spaventeremmo. Quindi è bene non saperlo, Maria. Penso, Infatti Gianluigi lo dice, cercate di chiederci di imparare le cose che servono nella vostra vita di ora, perché siamo qui per fare questo tipo di esperienze. Nel qui e ora. Nel qui e ora, sì. Sì, è vero. Ecco, Andrea dice che gli animali hanno anima come noi. Animali. Sì. Bella questa cosa. Bella, sì. Magari ad altri livelli, ognuno siamo a livelli differenti. Anna Maria, Graziella, però vi voglio dire una cosa, vi anticipo questa cosa, non ne parliamo adesso, diciamo in questa diretta estemporanea che tra poco vi salutiamo, ma parleremo con Anna Maria di quello che ci chiede Graziella. Graziella dice, Anna Maria parlaci di Gianluigi di quando era in terra. Sì, bello. Va bene, facciamo una allora diretta. Allora vi dico però questa... una cosa, che questa l'ho raccontata ora alla Silvia. Che questa amica di Gianluigi, dopo se metto la foto... Ah, ma certo che la vedono. Certo. Se metto questa foto sì, qua... Aspetta.
aspetta che la facciamo da lì. No, aspetta, la dobbiamo mettere. Allora, un attimo solo, ragazze, facciamo così. Fammi vedere. Ta-da. No, questa so sempre io, ma allora come funziona? Aspetta. No, così. Eccola, così. Da davanti, la vedete? No, aspetta, Vai, così. Vedi tu. Ecco. Allora, quella col cappello è l'amica di Gianluigi. Allora, pensate che Gianluigi è andato nell'oltre nel 90, quindi fate il conto voi di quanti anni. Allora, l'anno scorso questa ragazza, insieme ad altre due amiche, sono andati in giro a cercare tutti gli amici che hanno fatto ragioneria con Gianluigi, tutti gli amici e le amiche. E hanno, lo sapete che quando si va a scuola si scrive nel diario degli amici, no? Si scrivono le cose, le battute, gli scherzi. Allora loro hanno preso tutte le pagine da questi diari dei compagni, le hanno poi intercalate con delle foto e mi hanno fatto su internet un album. Meraviglioso. E poi ce n'è una bellissima, perché mentre lui faceva la quinta, mia figlia faceva la prima, ed era bellina sua sorella, per cui gli amici lo prendevano in giro, no? Gli scherzi, ieri sera sono uscito con tua sorella, che lui si arrabbiava, no? E queste cose qui lui le scriveva nel diario degli amici, no? E sicché, guarda, è stato un regalo bellissimo. Pensate, me l'hanno fatto l'anno scorso, dopo tanti anni gli è venuto in mente di farmi una cosa così, è così vero, bella. Dopo tanti anni. Dopo tanti anni, quindi pensate quanto è rimasto nel cuore dei suoi amici, delle sue amiche. Oltretutto, questa ragazza era fidanzata con un suo amico, non era neanche la sua ragazza. Però bello, anziché essere qui oggi, che Silvia abbia proprio scelto questo bagno, guardate, con che tanti che, ma poi non è che sta a due passi da casa, no, infatti è qui, è Lido poi, infatti, cioè io a 50 metri c'è Lido, capito, incredibile proprio. Quindi allora vi mandiamo un bacio. Aspetta un po', c'è scritto ancora qualcosa, sì. Non leggo bene, leggo. Allora aspetta che trovo io. Io c'è tutto, perché se Gesù è andato in croce, lui ha sofferto troppo, ricordo i miei cari, perché li ritroverò, Laura Melluso, certo. Maria Porcheddo ti dice, sì sì, hai ragione Anna Maria, grazie, perché gli dicevamo, no, che dobbiamo vivere il qui e ora, sì, infatti, sì. Poi tanti auguri Ginella, poi aspetta, sì sì... Ma guarda belli, in quante siete, nonostante sia, abbiamo fatto molto improvviso. Molto commovente il ricordo di Gianluigi, molto, bello, molto, vero? Molto. Sì, sono state grandiose. Ragazze, vi ringraziamo di averci ascoltato, davvero, grande, è un regalo che avete fatto a noi, mai più pensavamo che ci avreste seguito. È vero, perché ci fosse qualcuno, è vero, infatti, grazie. Bello, vi mandiamo un grandissimo abbraccio. Ciao! Ciao a tutte, a presto! Allora, guarda.